I fondi comuni di investimento sono strumenti finanziari gestiti dalle società di gestione del risparmio, le SGR, che riuniscono le somme di più risparmiatori e le investono come un unico patrimonio in attività finanziarie, azioni, obbligazioni, titoli di Stato e così via. Secondo l'ultimo rapporto di Banca d'Italia, gli italiani ad oggi hanno oltre 450 miliardi di euro investiti in fondi comuni. In un video che abbiamo pubblicato a gennaio di quest'anno, abbiamo visto come la maggior parte dei fondi comuni a livello globale non batte il benchmark. Il motivo principale è il livello di costi e commissioni che incidono negativamente sulla loro performance. Ciao, sono Giulia Armellini e oggi parleremo delle diverse tipologie di commissioni che possono essere applicate ai fondi comuni di investimento attivi. E come noi di Consultic possiamo aiutarti a individuare i migliori fondi presenti sul mercato. Per comprendere a meglio le tipologie di commissioni, dobbiamo capire chi sono gli attori del mercato finanziario. Tutto inizia con l'SGR, la società di gestione del risparmio che crea, gestisce e promuove i fondi comuni di investimento. Le SGR fanno solitamente parte di un gruppo bancario o assicurativo e possono anche siglare accordi con altri intermediari per la distribuzione dei loro prodotti. Banche e reti sono i responsabili del collocamento di questi prodotti a tutti i risparmiatori, o più precisamente di quelli con cui l'intermediario ha accordi commerciali. Infine ci siamo tutti noi, ovvero i risparmiatori, che acquistiamo i prodotti finanziari. E non sempre siamo consapevoli dei costi, ma soprattutto dei loro rischi. Nel momento in cui stai versando dei tuoi soldi in un fondo comune, stai acquistando un prodotto finanziario. Ecco le due principali tipologie di commissioni che non sempre sai che stai pagando. Le commissioni che applica l'SGR, ovvero colei che crea i prodotti. Le commissioni che applicano banche e reti responsabili della vendita di questi prodotti. L'entità delle commissioni varia da fondo a fondo. Può essere anche differente per uno stesso fondo che appartiene a diverse classi e varia soprattutto dalla banca al quale ti rivolgi. Le più impattanti sono sicuramente le commissioni di gestione, ingresso e performance. Le commissioni di gestione incassate dall'SGR e in parte retrocesse a banche e reti ammontano in media il 2,13% e arrivano a un massimo di 3,93%. Le commissioni di ingresso incassate solamente da banche e reti ammontano in media il 2,68%, fino ad arrivare al 6,5%. Ci sono anche le commissioni di performance, un bonus che incassa l'SGR quando raggiunge un determinato obiettivo. Il meccanismo nasce dal fatto che se il risparmiatore guadagna, la SGR ha fatto bene il suo lavoro ed è quindi premiata. Però il modo in cui queste commissioni sono calcolate penalizza i risparmiatori. In alcuni casi la SGR guadagna anche se il risparmiatore perde. È importante sapere anche che, come evidenzia il Sole 24 Ore, di tutto l'utile prodotto dai fondi nel 2019, il risparmiatore ha visto sottrarsi il 36% del suo risultato, ammontare che è stato incassato dall'SGR e dalle banche. A questo punto mi chiederete, è possibile cancellare parte di queste commissioni? La tua banca o la tua rete ha la facoltà di azzerare le commissioni d'ingresso. Ma con le nuove modalità introdotte da Banca Italia non è detto che questo sarà sempre possibile anche in futuro. La scelta deve vertere esclusivamente su fondi efficienti. All'interno del nostro Executive Master in consulenza e pianificazione indipendente vi insegneremo come selezionare i migliori fondi presenti sul mercato e analizzeremo insieme tutte le voci di costo che possono impattare negativamente sulla loro performance. Se avete domande o dubbi sulle commissioni dei fondi o sul nostro Executive Master, lasciatemi un commento qui sotto e ci vediamo ai prossimi video. Bene, siamo giunti alla fine di questo video. Iscrivetevi al nostro canale YouTube per non perdere nessun prossimo contenuto. Vi ricordo che siamo anche su Instagram e potete seguirci su tutte le piattaforme social. Alla prossima!